Ennesima aggressione a Vittorio Brumotti è successo al celeberrimo Ferro di Cavallo nel quartiere di Rancitelli. L'inviato di Striscia la Notizia era arrivato in città per un'operazione del nucleo investigativo dei carabinieri che hanno arrestato due donne accusate di spaccio. Del blitz però sembra che ne fosse al corrente solamente la redazione di Striscia. Brumotti è divenuto famoso grazie alle aggressioni subite. L'ex campione di bike trial ha già preso botte a Milano, Napoli, Trani, Bologna, Roma, Palermo e in altre città italiane. Arrivato al Ferro di Cavallo, gli abitanti del quartiere sono scesi in strada e hanno circondato la troupe di Striscia, che è stata costretta a rifugiarsi dietro la polizia accorsa in suo aiuto. Il servizio Mediaset, oltre a mostrare l'evidenza del disagio sociale che si respira nei quartieri popolari come Rancitelli, mette in luce anche una modalità spregiudicata di giornalismo che spesso rischia di provocare reazioni violente in contesti difficili e a volte pericolosi, senza che questo possa giovare in alcun modo all'economia della notizia. Da solo, è caduto da solo!